stesso diciamo, quindi Marco Ferini, che è l'ultimo arrivato ormai, è una delle colonne portanti del Naud da anni memori, e ci parlerà di come entrare nelle nostre macchine Linux per essere invincibili. Quindi se andiamo a un'opinione avanzata lo stesso, non mi usa la web, è lo stesso.
Allora, gli attacchi nei confronti dei sistemi convenzionali, quindi quelli che utilizzano inventi passati di determinati termini, sono praticamente all'ordine del giorno e soprattutto sono in costante aumento, cioè è inutile negarlo, e soprattutto è inutile mirare tutti in studio, dire che magari non abbiamo bisogno di particolari tecniche di sicurezza per mettere appunto, come dire, salvaguardia la nostra macchina. In un contesto espressamente di Unix Lite, sarebbe, cioè è un po' più parlare di una minaccia in particolare che prende il nome di rootkit, che fa la promessa. Per rootkit si deve appunto un software malevolo il cui obiettivo è sostanzialmente quello di ottenere dei visti tramite appunto una scala di accessi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente questo è l'obiettivo di questo software è progettato, e proprio questo software malevolo è progettato e programmato per avere praticamente dei visti. Indipendentemente da questa scelta, indipendentemente dalla distribuzione che noi scegliamo, non dobbiamo stare attenti solamente al nostro sistema operativo o alla nostra distribuzione in questo caso, ma anche a tutti gli altri software che ovviamente andiamo ad avviare su questa macchina. Okay? Questo è cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente quando parliamo di sicurezza non dobbiamo limitarci solamente alla sicurezza operativa al nostro sistema operativo, ma anche a tutti gli altri livelli che ci sono ovviamente a installare, quindi al settore d'ufficio, il programma per il macro, trasportare un sito, eccetera, eccetera, anche questi programmi possono essere affetti quindi da delle vulnerabilità. Ok, la prima cosa sulla quale mi deve pensare sicuramente attento è quella di macro, abbiamo prima citato il tweet, quindi insomma un buon inizio e appunto quello che è stato l'antivirus. Stamattina nel prese si parlava, ma l'antivirus migliore, questo va bene, questo non va bene, ah, perché su Linux ci sono gli antivirus? Sì, ci sono, ok. Non dobbiamo essere legati alla concezione secondo la quale sì, ok, non si sta operando, quindi c'è bisogno. Vi segnalo al momento questi due progetti. Attenzione, ripeto un attimo la premessa fatta con la presa del precedente. Vi propongo delle soluzioni, non sono soluzioni definitive, ma sono soluzioni partenza, affinché noi possiamo ovviamente approfondire e cercare anche il tema delle soluzioni migliori, o magari dopo queste soluzioni, questa sera. Allora, vi porto la vostra attenzione Clamart e Regalmander. Allora, Clamart è proprio un antivirus, un antimalware, ed è progettato appunto espressamente per rivelare e eliminare malware e torrent. Facciamo una distinzione. Interessante il suo comando fresh farm, che permette di fare l'upgrade del database all'interno del quale sono contenute tutte le informazioni relative ovviamente ai virus e malware in circolazione. Quindi l'importanza di un software aggiornato. I moderni antivirus, come spiegava prima anche Giuseppe, possono comunque mitigare tutte le minacce alle quali le nostre macchine sono esposte, però anche il utente deve comunque aggiornare la macchina o comunque il database di un software dell'antivirus, altrimenti ovviamente se non abbiamo un prodotto aggiornato non siamo quindi capaci di contrastare le minacce di ultima generazione. E la Panther anche un software molto interessante perché appunto è un valido strumento contro i rootkit, sniffer e inquire. Ho segnalato questi due comandi chiave, la Panther update, che ha la stessa funzione di fresh farm, ovviamente quindi aggiorna il database della Panther affinché appunto possa essere aggiornato con le ultime tecnologie malevoli che ci rompono un attimo le scatole. E poi per la Panther MC, il tuo obiettivo è quello di fare un controllo completo della macchina. Ho segnalato anche queste opzioni, però mi dicevo che sono errore perché un trattino prima del check dovrebbe essere meno o meno. Va bene, ok. L'idea della Panther MC, poi accompagnato magari da uno script di press che in data durante l'analisi ci dice la stanza di centri e andrà avanti così la nostra stanza. Un altro progetto interessante è perché è un progetto interessante? Perché all'utente domestico, all'utente desktop, generalmente si interessa di parametri, di dati con i quali la propria macchina campa. Ok? Tiger, diciamo che svolge questo simpaticissimo lavoro perché esamina appunto una serie di parametri fondamentali. Non ci hanno di uso qualcuno, la gestione di tutti gli utenti, la gestione degli host, i path, il riferimento soprattutto per quanto riguarda l'inserimento di HTML. La sintassi di DOM, perché se la sintassi di DOM è sbagliata possono succedere cose come le specie poi, la risoluzione in avvio, gestione di integrato del file system.
tale termine di quindi la correttezza, e riporta le eventuali modifiche di cui si parla all'interno di un blog. Ripeto, attenzione, sostanzialmente volendo fare un po' un ragionamento recettivo per un utente che utilizza un utente desktop e un utente domestico, questo è già comunque uno step leggermente più avanzato. Poi un utente domestico deve andarsi a vedere il blog per capire se qualcosa è stato modificato. Ok, ritorniamo comunque nel discorso che è stato affrontato precedentemente. La pigrizia dell'utente, o comunque l'incapacità degli attuali progettisti, programmatori, se non lo abbiamo, di poter mettere sul piano delle soluzioni automatizzate, sicuramente può rappresentare un limite. Un'altra cosa importante per un utente domestico è praticamente il selvaggio di un firewall, e questo è normale, ok? Anche in questo caso, comunque, la nostra sola distribuzione di Linux ci sono praticamente due grafici che ci permettono comunque di poter lavorare sul firewall in maniera molto più immediata rispetto ovviamente alla classica linea di comando che comunque dopo vedremo. Un esempio su tutti, mi segnalo questo, un complicated firewall che ha una GUI, che è questa qui, dove potete insomma in questo caso il firewall è avviato, ci sono un esempio di gestione che ti hanno il permesso insomma di poter entrare uscire dalla nostra macchina, e in questo caso comunque stiamo dando la facoltà all'utente di poter mettere mano su una cosa comunque importante per l'integrità della sua macchina e ovviamente anche per la protezione dei suoi dati. Non da meno, sempre per un utente tedesco e non solo, per dire perché poi tanto successivamente, sono le attività di backup e di ripristino. Okay? Oggigiorno molti software, specializzati ovviamente in soluzioni di disaster recovery, offrono dei veri e propri pacchetti, dei veri prodotti completi che fanno sia backup che il ripristino. Una soluzione interessante che vi segnalo è Tutvisi, che è basato su un comando storico, che è quello di R5, che tutti i sistemi utilizzati conoscono, e ci permette ovviamente di creare dei backup citati efficienti in termini di banda. Per rendere la cosa ancora più immediata, questo software, questo Tutvisi, ha praticamente questa simpaticissima interfaccia grafica, che è molto carina, che ci permette praticamente di creare dei backup e di ripristinare il backup, come ho detto. Ovviamente una grandissima funzione di restore. E sebbene queste soluzioni, ripeto, possano sembrare dal punto di vista noiose perché sono magari un automatismo, sono comunque fondamentali per mantenere l'integrità del nostro sistema. Siamo allineati per intuire e temprare il nostro sistema è importante. Abbiamo visto recentemente l'intervento di Giuseppe quanti minacci ci siano comunque vedete su qualunque dispositivo che si quindi praticamente tutti. Quindi è importante ovviamente dare particolare attenzione a queste soluzioni software che comunque solitamente si trovano nativamente sulla nostra distribuzione, perché comunque una distribuzione di Linux è tale in quanto proprio collezione di pacchetti. Gli aggiornamenti. Sull'aggiornamento, a parte la riflessione sull'argomento, sull'aggiornamento costante, mi sono permesso dei motivi di natura quasi filosofica. Deve aggiungere che il ragionamento deve essere costante e consapevole, ok? Perché, vabbè, chi mi parla è un tipo abbastanza fissato sulla stabilità dei sistemi operativi e raramente insomma utilizza distribuzioni rolling in produzione. Questo vuol dire che siamo male, anzi io sostanzialmente da loro, però ci sono contesti dove comunque devo mettere un attimo per capire quanta stabilità devo dare all'infrastruttura sulla quale sto lavorando. Ma detto questo, è importante capire quanto quei aggiornamenti sono importanti ed ecco perché devono essere fatti in maniera consapevole. E questo che cosa voglio dire? Voglio dire che è inutile stare appresso a un aggiornamento se poi quell'aggiornamento il giorno dopo può creare quelle 7 anni alla macchina, all'infrastruttura, al mio software, eccetera. Quindi il consiglio che vi do sostanzialmente è quello appunto di capire in quel momento che cosa state aggiornando, perché comunque non è un argomento e anche le persone meno esperte con calma e pazienza purtroppo appunto non si dispongono di automatismi efficienti per capire e comprendere questo è ovviamente la cosa che mi vuole intendere la possibilità di capire che cosa si sta facendo e se veramente ci funziona quello aggiornamento ovviamente mi sono permesso di iniziare dato che questo è un tutto che dovrebbe essere un argomento cardine di questa manifestazione la community in caso di problemi, errori, non so,
cosa fa? Crea le opportune patch che vengono messe quindi a disposizione degli utenti tramite delle funzioni già presenti all'interno delle nostre istituzioni. Attenzione, questa è una funzione di distribuzione di esempio. Quindi voi che stanno seduti normalmente a casa vanno nel nostro PC a guardarci le foto delle vacanze. Ok? Perché anche proteggere quelle foto delle vacanze è importante. E queste funzioni presenti all'interno delle nostre istituzioni certizzano comunque la presenza o meno di aggiornamenti importanti, che vi ripeto, aggiornate consapevolmente. Ok, abbiamo finito velocemente la parte dell'arte dell'indicatore. L'avete notato, vi ho lanciato giusto due o tre soluzioni chiave. Da quelle soluzioni dovete poi voi riuscire a generare tutto un ragionamento e tutta una serie di punti, perché questa è una base di partenza, su quale ovviamente potete sviluppare delle soluzioni atte di lavoro da questa macchina. Di software davvero ce ne sono tanti, c'è una razza della scelta, ma bisogna comunque scegliere consapevolmente. Per quanto riguarda la questione del server, è una questione comunque, la questione di Linux si chiama sul server, è una questione leggermente delicata, perché si è fatto che gran parte dei servizi che noi utilizziamo già sul server di Linux. In questo momento la nostra energia elettrica, la connessione, magari il database che gestisce i utenti di questo ente pubblico, sono macchine di Linux. E quindi va da sé che comunque fare dell'hardware di serio su una macchina server ha comunque la sua criticità. Anche perché le macchine server sono il potenziale obiettivo di un attacco. Okay? Uno dei compiti fondamentali quindi del sistemista è quello di contrastare gli attacchi esterni, riducendo la superficie di attacco di vulnerabilità A, che riguarda la propria struttura che in quel momento sta prendendo in gestione. Ci sono dei sistemisti di punti chiave, io so che questa sta facendo dei sistemisti, anche se non la scoprire. Però, lo sapete, meglio di me che esistono dei punti chiave per temperare la nostra macchina, gestire le sessioni remote, configurare dopo un firewall, non come l'interfaccia grafica, perché adesso mi sono un attimo sulla terminale, e configurare ad hoc un intrusion detection system, okay, un IPS. Diciamo che in effetti la lista ovviamente è molto più lunga, però ho voluto concentrare la mia attenzione e la vostra attenzione su queste cose. E adesso infatti ci andiamo a guardare tutte queste tecniche, tutte queste modalità per gli altri della nostra nostra. C'è prima una premessa necessaria. Le modalità che dobbiamo prendere di fronte alla nostra macchina, che noi utilizziamo sul lato server sono praticamente quasi le stesse. Solo la modalità con la quale vi fate è sicuramente uno opposto dell'altro. Per l'impostazione predefinita, una macchina, in senso del sistema operativo desktop, richiede una configurazione minima, quindi tende a metterci anche il meno possibile. Okay. Però ha in sé, nativamente, per parlare sempre di termine, che sto usando, un gran numero di applicazioni prodotto per l'utente, cioè l'utente che deve fare, deve stare là per avere l'applicazione che deve utilizzare. L'utente in questo caso, e mi sono anche permesso per aggiungere questa possibilità qui, è di consumatore, perché in quel momento appunto sta consumando un prodotto che gli viene già dato. Al contrario, una macchina, un sistema operativo server, ha come presupposto quello di limitare al minimo livello di accesso e di usabilità. Ok? In pratica, meno è usabile la macchina, maggiore è il suo livello di sicurezza e di efficienza dal punto di vista dell'arte, ma anche della propria infrastruttura. La data chiave per un'infrastruttura server è sostanzialmente una pianificazione. Ricordo che con gli amici del NARM qualche mese fa, quando volevamo appunto pianificare la nostra infrastruttura server, personalmente mi sono messo la carta e penna e ho fatto proprio vedere come dovevano essere impostati i diversi livelli di servizio e come dovevano concatenarsi tra di loro. È stata un'occasione di dibattito per far capire anche ragazzi a Mario Giorgio Ambrosio, ragazzi grandissimo, che più servizi mettiamo sulla macchina, maggiori sono le possibilità di ricevere degli attacchi. Vado a eseguire comunque la pianificazione ha per suo fulcro questi tre punti. Ovviamente mi identifico sempre pochi perché devono rappresentare la base di partenza. Chi conosce il zone di internet sa che cerco di essere KISS, quindi voglio mantenere un attimo sulla semplicità per capire meglio le cose come devono essere impostate.
non potevo determinare la funzione del server. Non si può avere un server che fa web, mail, database, troppe funzioni, troppe porte aperte, troppe vulnerabilità, troppa superficie d'attacco esposta, e non troppo. Limitare a zero l'installazione di software aggiuntivo. Ok? Quindi se magari sono interessato a un software, si parlava, faccio sempre dei riferimenti reali, perché ne avevamo appunto in associazione, a un software di un software collaborativo per la generazione di documenti, siccome noi non utilizziamo Google Doc, ma dobbiamo utilizzare Etherpad, si parlava qualche giorno fa praticamente tutta una lunga lista di plugin, e su cui plugin, ad esempio, noi dobbiamo ben capire quale ci serve, non è che ci mettiamo ad aggiungere tutti i sistemi, perché a questo punto avremo del software aggiuntivo che è relativamente anzi, nella maggior parte dei casi, sarà quindi totalmente inutile. Un altro punto sul quale le ultime generazioni di sistemisti, insomma, si stanno affermando le pazze, è praticamente GUI o non GUI, quindi dobbiamo mettere questa interfaccia grafica, ma non c'è un valore. Allora, potrei scrivere di mille di personale, ma cerco di non dare le scelte di personale. Però ragionate sul fatto che stare senza un'interfaccia è sicuramente da sistemista o non stare, ok? Quindi va benissimo, operiamo da terminale, facciamo le cose fatte bene, non avere una GUI è un servizio in meno, di riduzione della superficie d'attacco. Poi c'è il partito dei sistemisti pro GUI che dice sì, ok, perfetto, però non mi serve perché comunque lavoro sul database e insomma io a disposizione insomma un'interfaccia grafica per gestire, che ne so, post di SQL, magari di OSM.com, di OSM. Allora quando c'è finito di lavorare, uccido il processo con un democraticissimo filo con il nome, nome è il nome del processo ovviamente. E quindi insomma c'è questa piccola tecnica, però comunque sono scelte personali e che soprattutto dobbiamo essere legate alla tipologia di utilizzo o comunque allo scopo della macchina. Second Shell, ok, SSH. Quando un sistemista mi dice che cosa è SSH, io mi manco di stile, però la lo stesso, perché consente sostanzialmente all'utente, cosa dite? La connessione remota a un'altra macchina. Molti sistemisti invece di andare sul posto di lavoro che cosa fanno? Stanno praticamente in manciolla sulla loro poltrona di casa, magari in pelle umane di ingegnere, vicino a un computer, e si volevano via SSH con determinati indirizzi per andarci a lavorare a posto. Ok, per gli stati tutti di sistema lo utilizzano costantemente, giorno per giorno. La prima volta, sempre insieme ai ragazzi, sono andato a lavorare, facevo uno script per capire quanti comandi avevi digitato, quante volte. E se si ha anche il controllo dell'ordine di migliaia di volte, una cosa assurda. Ok, per SSH, quindi vediamo come il software standalone, vale sostanzialmente lo stesso ragionamento che vale per il sistema operativo. Quindi, sebbene SSH sia un software sicuro, attenzione, forse mi dite relativamente sicuro perché è un buon livello di sicurezza, comunque noi possiamo fare ancora di più. Ok? Step numero uno, che una volta che si prende immediatamente. Se sono una cosa più, però va bene, insomma, ci sono altre cose in pochi secondi, quindi non lo fa. Cambiare la volta di default. Ok, quindi uno va su l'RTC SSH di config e dice ma andiamo a lavorare invece di stare di volta 22 messo su la 65.380. Ora lo sappiamo e quindi è una soluzione che per quanto insomma, immediata serve solamente ad evitare i cosiddetti script kiddies, ok? Quindi praticamente le persone, gli agenti malevoli che hanno gli script automatizzati che praticamente hanno ancora direttamente la porta 22, ma chi lavora nel campo della sistemistica o comunque sta cominciando a interessarsi di sicurezza sa bene che basta uno scanner anche di bassa qualità, perché ti dici improvvisamente guarda su questo sistema c'è una porta SSH, c'è un processo SSH sulla porta 65.380. Comunque negare l'accesso a un menu lo possiamo fare sempre tramite l'SSH di config all'interno della cartella ITC. La creazione di un whitelist per utenti gruppi, perché purtroppo ad una macchina non c'è accesso a una persona, ce ne accede 70.000 cristiani, di conseguenza uno non può controllare questi 70.000 cristiani. Quindi che cosa si fa? Sempre all'interno di fare la configurazione si crea una lista, una whitelist, una lista di utenti e gruppi che possono essere permessi di operare sulla macchina su un'infrastruttura. Poi c'è questo software che è bellissimo, io ve lo segnalo, lo utilizzo a colazione, si chiama NotKey,
e permette di nascondere l'esistenza dell'accesso SSH. E dicevo che quindi come faccio ad entrare a porta SSH se si di nascondere SSH? Molto semplice, volevo fare un riferimento su questa volta, però non va bene. Ok, allora NotD praticamente a livello del software di configurazione permette di impostare una serie di parole chiave su una lista di porte. In base a quelle parole chiave su quella lista di porte, quindi praticamente dei segnali di cibo. Ok. Fa tipo un segnale sulla porta 7000, segnale sulla porta 8000, segnale sulla porta 9000. Perfetto, questa è la parola d'ordine. Improvvisamente dallo scanner di nuovo la porta 60. Esatto. Quindi funziona come l'altro di. E in effetti insomma questo come vi dicevo prima rappresentato sempre la base per approfondire questo discorso che sicuramente non è un discorso di poco conto, altrimenti il sistemista di cui sopra non può stare in fagiolo sulla sua sede di livello umano di ingegnere a lavorare a distanza. Ok, e fallo, ne abbiamo parlato dopo desktop perché non dovremmo parlare della lato sede. Stamattina, sempre quando leggevo le slide, parlavo con fratelli che adesso non è dei nostri, e dicevo io devo far capire, devo rendere fruibile il concetto di ptables, come faccio? E ho pensato, vabbè, adesso lo scrivo. Come ci dice la descrizione tramite dello sito, è un strumento per filtraggio di pacchetti, per aggiungere in NAT, ha delle enormi potenzialità, ma ha un livello di personalizzazione altissimo, e ci permette ovviamente di costruire delle vere e proprie infrastrutture fatte, quindi molto complesse. Ma non è molto lungo, ma ne vale la pena, perché in effetti tramite una serie di comandi che possono essere anche incapsulati all'interno di un file che noi creiamo magari in script, in una sequenza creata in nostro regolo di file, possiamo dare davvero ai piti con suo puro locale all'interno della nostra infrastruttura. Ovviamente, per utilizzarlo meglio, capire un po' il protocollo di riti aiuta tantissimo. E questo lo dico per il fatto che chi mi è piaciuto è un modo di vista. Giusto? Perché confermo. Monitoraggio del sistema. Sul monitoraggio, attenzione, perché il monitoraggio rappresenta un servizio aggiuntivo. Quindi non so meglio mi sto contraddicendo. Ma come prima dice che dobbiamo mettere meno servizi, proviamo il monitoraggio. È vero. Però in effetti ci sono dei contesti in cui il monitoraggio è fondamentale. Segnalo questi due programmi che sono molto simpatici, fruibili da terminare, Tripwire e Logwatch. Allora, Tripwire verifica l'integrità di file directory e le loro eventuali manie vengono comunicate all'interno di un log che si presenta una logica del tra slash a e slash log e poi chiude un altro la nostra parte di un giratore. Questa è una cosa che dobbiamo approfondire. E, oppure via mail. Logwatch ci aiuta a controllare i vari log di sistema, evitando quindi che sempre il famoso sistemista che si trova sulla sede di livello umano di ingegnere, invece di andarsi a connettere e controllare il log per log, mi viene in lingua direttamente di mail. Attenzione, adesso dirò la vostra attenzione in maniera potente. C'è un problema grosso. Quindi attenzione sulla questione del monitoraggio, non voglio sempre qua. E perché se questi due programmi sono configurati per inviare delle email, vuol dire che sul server deve esserci un server di mail di prima, per essere prima. E quindi sto aggiungendo un altro servizio. Attenzione, con calma, sangue freddo, si cari miei sistemisti che si erano nascosti alla fine, già vi dico 1, 2, 3, l'unica cosa che ci sono. E quindi attenzione, ragionare con calma, con comodo, per capire se veramente una soluzione di servire. Eccoci qua, 20 gruppi. Allora, su 20 gruppi mi stavo facendo il solito discorso, sì, va bene, ok, c'è account, eccetera, eccetera, tutto questo qua. È un discorso che non va sottovalutato, perché come dicevo prima, in un ambiente all'interno del quale hanno accesso più utenti, più gruppi, più tipologie, anche persone che mentalmente magari non ci stanno con la testa, bisogna comunque prendere le dovute precauzioni. È importante capire come vengono gestiti i permessi. E infatti ho scritto qui, se per esempio il pubblico di pubblico, che la colonna dei permessi mostrati tramite terminali contiene praticamente 10 metri. Il primo spazio sarebbe praticamente il livello della tipologia, quindi directory, file, esempio collegamento, eccetera, eccetera.
invece gli altri spazi vengono praticamente tipologie permesse dall'utente, gruppo e altri utenti. Poi eventualmente c'è anche la possibilità di inserire dei flag a seconda del ordinamento che abbiamo dato delle proprietà caratteristiche da determinato file o quello determinato altri. Gli strumenti chiari in questo caso sono sostanzialmente tre, sono cercano che si chiamano le ultime conoscete, ci hanno il cambio di utente proprietario e poi il change group ovviamente per il cambio del gruppo. Anche in questo caso, mica di sistemisti, si deve un tavolo, carta e penna, una bella programmazione, una bella progettazione, scuola praticamente i tempi devono essere gestiti in modo tale da non introdurre in situazioni spiacevoli. C'è accaduto, anche stamattina pensavo, che c'è accaduto nello spiego. E quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente è che c'è accaduto un metodo per imprigionare un utente all'interno praticamente di una determinata infrastruttura interna al kernel, okay, e separata poi totalmente da quello che è la tutela del sistema, quindi la slash. Una cosa fondamentale per utilizzare CRT è quella praticamente di definire i ruoli all'interno di questo sottosistema che io praticamente ho creato. Quindi, cosa dobbiamo consentire a questo utente? A chi è destinato la CERT? Quanti utenti dovrà contenere questo ambiente CRT? E che genere di restrizioni? Se riusciamo a rispondere concretamente a queste quattro domande, in effetti forse ci sono un po' di volume, tipo quello del margine di spirito della azienda, e allora a questo punto possiamo sicuramente formulare un ambiente ricerca protetto, funzionale, sistemato, che non crea quindi eventuali problemi all'assistenza e agli utenti presenti all'interno di questo ambiente. Un altro aspetto fondamentale dell'archiving del lato server, però a questo punto potremmo, come detto in una slide precedente, potremmo applicare lo stesso concetto anche ad archiving del lato desktop, è quello della crittografia. Abbiamo indicato fiumi di interventi, la crittografia, la stessa grafica, quindi mi invito solamente a citare questo violenza, cioè un processo legislativo che avere dei dati leggibili a chi non possiede la chiave, e per ovviamente creato c'è bisogno di una chiave utilizzata dalla crittografia stessa. Ovviamente qua non si parla solamente di crittografare dei singoli dati, ma di crittografare anche interi dischi o partizioni di esso. A questo punto se dobbiamo terminare ci viene in questo semplicissimo software che si chiama EncryptFS, che ha un utility da determinare per cifrare il nostro disco. EncryptFS ha dalla sua anche una serie di comandi anche al recupero dei dati. Ricordate quando dicevo prima la testa, le soluzioni di disastro, le soluzioni di concreto, eccetera, eccetera. Questa è la stessa cosa, allora terminata. Quindi sempre in casi sistemisti, ma sono sicuro che lo conoscete, mettete mano al manuale, con un orologio mano come comando, e insomma bisogna istruirsi sulle soluzioni che servono e che possono essere utili comunque all'utilizzo. Andando avanti, bisogna un attimo capire dopo insomma fare una tutta base che può essere davvero utile per fare archiving sia lato desktop che lato server, bisogna ovviamente capire quali possono essere le ulteriori misure di sicurezza. Esistono da diverso tempo circolazioni di programmi che fanno la porta fuori di passo, ok? Perché ovviamente bisogna stare ben attento al fatto che non avere la sua password, ma soprattutto che non sia sempre la stessa, altro errore mitologico come fanno le persone con password, però è meglio utilizzarne volte con una giusta complessità. E sicuramente i consigli in questo momento per giù sono probabilmente già detto mentre sto cercando di fare una disamina un po' più lungo, sono appunto password, io su eventualmente la fine. E non dimentichiamo ovviamente la disabilitazione della BIOS porti esterna. Questo perché, e lo vedremo anche successivamente, penso che lo vedo subito nella slide successiva, praticamente molte delle minacce non avvengono, cioè molte minacce oggigiorno avvengono sostanzialmente in rete, ok? Cioè hanno luogo, si sviluppano in rete. Però, e anche qui insomma, in qualità di relatore per il NALC, in particolare abbiamo parlato anche in passato, una delle più grandi minacce informatiche del secolo Stuxnet si è mossa anche per un SPI. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che un software malevolo può muoversi
anche su oggetti che noi probabilmente siamo obsoleti, quindi su un drive, su un DVD, su un CD o altro. Ci sono anche delle sale serie che fanno un po' proprio parte che pensano ce l'hanno. E poi ovviamente perché ho lasciato il punto di domanda sulla partizione di punto. Come voi pensate all'interno della liberatura di fare sistema, che si sarà accaduto? La carta di tutti, per cortesia, la domanda che viene percepita delle zone di tutto. Perché quella è una roba delle preferite degli attacchi, ok, qui vedi, come vi anticipavo la questione della verità di USB. Sempre appunto parlando di ulteriori misure di sicurezza, del partizionamento. Il partizionamento, su partizionamento hanno fatto delle scelte molto molto moderate, per il semplice fatto che comunque delle due in una, o ci troviamo praticamente a partizionare il nostro disco e magari non avevamo pensato che quella determinata partizione si potesse riempire, magari non possiamo fare nemmeno una modifica dinamica perché sappiamo che a causa di una determinata differenza tecnica del dispositivo, il dispositivo si può danneggiare. Titolo personale, lavorando su LVM per una decina di volte, prendo fare una partizione dinamica, due volte ho perso il nome di disco, però insomma è una minoranza, ma siamo un attimo di lettere da pensare come di farlo. Come vi dicevo, quindi o si chiede una partizione, e quindi vuole in qualche modo di usufruire di quella partizione, oppure il vantaggio invece qual è questo? Qual è? Quello che diciamo che sia una partizione sia possiamo lavorare tranquillamente su un altro, di conseguenza non abbiamo perso il disco. Altra cosa che dicevo è quello appunto di minimizzare i pacchetti di esecuzione. Vi consiglio fondamentalmente questo comando, quindi questo certo config, qua avevo un minimo di tutto, ok. E poi praticamente di grippare la vostra lista sul RAM level 3. Oddio, potete stare tutti in allevo, non per tutto, perché se voi per esempio, non so, è molto, molto senso, però ad esempio io giusto vi lasciare fare la lettera di quello che serve. Dando questo comando mi compare tutta la lista degli applicativi che lavorano in grado del 3 e in un momento pensiamo che questa applicativa non serve, cavolo ce lo fa, chiudiamo. Controllare la lista delle volte, mi pare che se ne parla pure prima di qualcuno ha fatto una domanda, quindi utilizzare Nextstat, leggete bene il manuale, perché anche Nextstat è pieno di lezioni che possono essere utili davvero a capire come muoversi all'interno del mondo delle porte aperte. E poi, appunto, come vi anticipavo prima, un'idea non da poco, cioè disabilitare l'accesso alle periferiche del SIP. Come si fa? Si crea questo file in una caratteristica molto proprio di questo file, che potete chiamare nuovo SD, potete anche chiamarlo e ci scrive appunto questo indagismo anche di codice, installo il servizio del giudizio. Questa è la cosa, questa è la cosa, quando inserite una bellissima pentata di OSD con la stampa, anche con questa linea non servirà. E quindi dovete andare a utilizzare la potenziale stampa, se non bisogna essere una investigazione. Ok. Ulteriore misura di sicurezza, perché è una parola? Perché una parola? Perché sono le schede quattro. Se Linux, Security Enhanced Linux, ok, è un meccanismo di sicurezza forte, proprio forte. Cioè, quando l'hanno inventato, pensavano, no, una potenzialità straordinaria. Però c'è un problema, ok? Allora, molte guide vi danno, no, perché no, non disabilitare è sconsigliato, non vale la pena, però c'è un problema, è sviluppato da National Security Agency. E con la pizza di National Security Agency è diventato il mio titolo come protagonista delle cronache che sono appunto sono saltate la nostra funzione grazie alle relazioni che abbiamo avuto e perché ovviamente si tratta comunque di un'agenzia nazionale di sicurezza che ha comportamenti come lo sottolineava prima Giuseppe nel suo intervento di dubbia moralità o comunque la bassa eticità sicuramente da questo punto di vista. A titolo personale io non l'ho mai attivato, ho sempre lavorato con un piccolo script che agisce insomma sul controllo diretto dei processi, degli utenti eccetera, però ovviamente anche in questo caso li mettiamo nella scheda delle scelte personali. E per finire una sto caso KubeSOS, mi piace tantissimo questa distribuzione, non riesco mai a parlarne in maniera completa, e nemmeno stavolta lo trovo.
è una distribuzione Linux basata su GNU, Linux basato su Fedora, e ha una funzione di base molto semplice, che è basata su un concetto, cioè il concetto di security by isolation, ok? Utilizza, fate attenzione, utilizza i meccanismi tipici della parametrizzazione, quindi del software XML, per mandare le applicazioni, per mandare le istituzioni, le applicazioni che l'utente in quel momento sta lanciando. In italiano è una cosa buona. Quindi io faccio partire l'applicazione, faccio partire LibreOffice, ok? Mi batte come macchina virtuale, non come processo. Si crea uno strato virtuale che isola totalmente user space, kernel space, isola ancora di più tramite una macchina virtuale creata ad hoc in quel momento, in cui questo c'è un doppio click, veramente con il livello di isolamento tra i vari stati del sistema operativo e l'applicazione. La magia qual è? È quella che il team tenta di coniugare due concetti contraddittori, perché ne abbiamo parlato durante questa presentazione, ok? Ma anche facendo un esempio delle documentazioni. Cioè, riduce al minimo la quantità di fiducia, perché è necessario per isolare tutte le istanze che io in quel momento sto chiamando, e poi l'esecuzione di applicativi a scopo niente. In pratica, cosa mi sta dicendo? Sto dicendo che questa distribuzione potrebbe utilizzare anche un utente logistico. Quindi, tutta la necessità di utente domestico, di avere un'applicazione bella, pronta, fatta, che tu la pigli oggi, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo, limita il livello di fiducia tra l'applicazione avviata, che viene avviato appunto con macchina paravirtualizzata, non virtualizzata, paravirtualizzata. Questa rete è una cosa che si può sostituire. È un progetto che mi invito ad approfondire, esiste già da diversi anni, sicuramente qualcuno di voi lo conosceva, però a titolo personale, penso che sia stato su, mi fa piacere che comunque sta guadagnando una certa credibilità. E scusate, vi studiate il software libero è sostanzialmente questo, perché non studiare come fatto la distribuzione di un software estendere. Quindi è che non deve finire, ma non più giovani. Sì, vabbè, ok, terzo full, ma non proprio, perché scusate il fatto che per le slide, perché sono molto avanzate, si vede, conoscete il lavoro, questo non è un mio lavoro. Vi prometto che quando insomma pubblicheremo le slide tra 10 giorni, 2 settimane, si sono dell'auto, cercherò di arricchire, di mettere un pochino più sistemato, eccetera. Qua tutto quello che faccio nella vita, perché sono una persona che perde molto tempo, e vi ringrazio. Come avete notato, l'intervento di Marco è un po' la soluzione ad alcuni dei problemi che vi ho scrittato prima. Però mi ero reso conto che l'ho fatto un pochettino senza speranza l'intervento che c'è, quindi nelle slide che vedremo avrò qualche puntatore a metodi facili per limitare il parecchio per tutto il rischio. Poi il rischio non è direttamente personale, cioè il discorso che si fa quanto è probabile che proprio a me vengano a fare questo tipo di sorveglianza, sono una brava persona, non la faccio progettare e così via. Questo è vero, il problema infatti è di livello superiore, quindi che sia possibile farlo a qualcuno che non sia necessariamente cattivo, che non sia necessariamente tu in quel momento, questa è la questione. Poi si aprono altre problematiche, di una volta che c'è questo strumento può finire in mani non legali, non corrette, così via, una volta che ti hanno piazzato uno strumento di osservazione lo può usare qualcun altro, non quella in cui tu, il dovere dell'ordine in cui tu hai fiducia. I server che raccolgono le informazioni stanno quasi tutti negli Stati Uniti, quindi un paese sovrano che stanno facendo passare informazioni riservate di operazioni delle forze dell'ordine attraverso zone controllate da altri paesi, quindi c'è una marea di problemi che non sono necessariamente guardate il mio piccolo testo, anche per quello, e se siete giornalisti oppure se siete genitori di la vostra RISE, ci sono degli strumenti di facile uso a cui farò riferimento al sentimento della vostra. E poi tutte le cose che vi ha detto Marco, magari se non siete appassionati di sicurezza o di usarne delle più semplici,
anche quelle sono delle possibili soluzioni. Quindi il messaggio distensivo e di insomma, tranquillità dopo tanta tristezza che dobbiamo stare. Mi dispiace per tutto qui. Spero che abbia preso il buono di quello che mi potrebbe sapere di cittadino. Veramente il site della prima mattina, durante la giornata, e infatti di questo non posso intervenire, ma un attimo di pazienza per contare tra 10 giorni che abbiamo la versione di video. Ok, tecnicamente l'evento è finito. Quindi ovviamente grazie a Paolo per la foto di gruppo e quindi andate a chiamare fuori. Se il pubblico vuole rimanere e farci compagnia, ci fa piacere, in caso contrario, ragazzi, Paolo di Nicoletto. Tutte le nostre attività, i nostri eventi, quello che facciamo, vita, morte, miracoli, perdita di tempo, noi ci siamo, grazie per essere stati con noi quest'anno ed eventualmente al prossimo video. Grazie a tutti.